Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, capitale d'Italia, avrebbe, e sto usando il condizionale, ricordato il buon Fino Arauti, dove, vi starete giustamente chiedendo, in un social network molto famoso, sto parlando di Twitter, il social dell'uccellino. Infatti avrebbe pubblicato, e ripeto avrebbe, sto usando il condizionale, un cinguettio. Ovviamente la scelta di ricordare Pino Rauti per Alemanno sarebbe stata importante, nonché fondamentale, a distanza anche di alcuni anni dalla sua morte. Infatti il 2 di novembre del 2012 morì, e Alemanno ha voluto comunque, o meglio avrebbe voluto, ricordarlo. Ad alcune persone non sarebbe piaciuto il ricordo che Alemanno avrebbe pubblicato di Pino Rauti, del buon Pino Rauti. A me però non dispiace, dico che ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole. Ovviamente ognuno deve fare ciò che vuole nel rispetto delle regole e soprattutto nel rispetto di quelle che sono le opinioni altrui e senza commettere alcun tipo di reato. E Gianni Alemanno ha fatto un gesto giusto, buono e per bene, questo lo specifico fin d'ora. Complimenti al buon Gianni Alemanno, che ho avuto il piacere di vedere, ma non di conoscere, solo di vedere dal vivo nel 2012, in estate, quando era ancora sindaco, in occasione della presentazione, o meglio dell'inaugurazione, di un ponte chiamato Ponte Settimia Spizzichino, ubicato a Roma, precisamente fa da raccordo tra l'Ostiense e Garbatella, e tra Garbatella e l'Ostiense. In quell'occasione vidi da vivo Alemanno e gli strinsi la mano. Grazie, un caro saluto a voi tutti, questo sarebbe quanto. Questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la privacy del buon Gianni Alemanno, ma solo informare eventuali persone del fatto che Alemanno ha compiuto questo gesto qua. Non ce l'ho contro nessuno, per me tutti i politici sono buoni, anche dei genialaggi, quindi non è che proprio può dirmi, ah, ma tu sei di sì, io non sono di nessun partito, per me la politica è buona tutta, basta che però fa le cose per gli altri. Grazie, un cordiale saluto e al prossimo video.